State raccogliendo firme, ma per quale motivo? Stiamo raccogliendo le firme qui a Ciampino per una semplice ragione. È giunta voce, ma non è solamente una voce, è un fatto abbastanza concreto, che il sindaco di Roma Capitale voglia spostare gli autodemolitori che sono presenti, che erano presenti nella zona della Palmiro Togliatti, quelli che per capirci sono andati sono a fuoco, fuoco quest'estate, li vorrebbe, avrebbe individuato come sito il sito di Ciampino, che poi non è Ciampino, la Barbuta ricade su Roma. E mi pare bello, insieme ai... così ci avete tutto. Hanno levato i rom e ci hanno messo e vorrebbero mettere gli autodemolitori. Il problema è molto semplice. È vero che quella non è Ciampino, però è altrettanto vero che quello è il nostro biglietto da visita, è uno degli ingressi di Ciampino, l'ingresso principale dall'Appia e dal raccordo. E tra parentesi, lì a fianco abbiamo la fonte Appia, una sorgente molto importante, e c'è il fondato rischio che la presenza degli autodemolitori possa andare addirittura a inquinare le falde. Allora a quel punto noi chiediamo un interessamento politico, burocratico, amministrativo e legale da parte dell'amministrazione attuale nei confronti del sindaco di Roma per scongiurare questo fondato danno che potrebbe arrivare da qui a molto breve, perché se ne parla come per l'aeroporto di Ciampino, che Dio vede e provvede. Questo è un qualcosa di fondato che potrebbe arrivare da qui a pochi mesi. Oh, ma il sindaco sull'argomento che posizione ha preso? Il sindaco ha preso una posizione, però oggi sembra che abbia mandato una nota al sindaco di Roma dove non è d'accordo, però io non vorrei che tornassimo come ai tempi di Rubbia, che ha detto, se non sbaglio, al sindaco Rutelli: non sono d'accordo a che vengano messi i rom, il campo rom davanti Ciampino. Quello gli ha detto: a me me ne frega niente, perché il comune, l'area è comunale, cioè del comune di Roma, e quindi il sindaco di Ciampino ha detto: va fatto spallucce, è finita là la cosa. Perché all'epoca gli unici che fecero opposizione su questa situazione furono esclusivamente gli elettori e i partiti di centrodestra, perché mo ricordo benissimo come cosa. Oh, la cittadinanza come sta rispondendo? Sta rispondendo, abbiamo già raccolto svariati. Per ora abbiamo fatto con mezza giornata, con 3 ore abbiamo raccolto già una sessantina di firme in questa zona. Abbiamo altre 2 zone che stanno raccogliendo gli esercizi commerciali, che ci stanno dando una mano a raccogliere le firme. E il nostro obiettivo è cercare di arrivare al migliaio di firme entro fine mese. Allora, tanti auguri. Grazie.